Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun nemico sfuga la mia ronda. Colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere la luce di Maga e Dalma. Bestia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale di Future Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi abbiamo un nuovo unboxing review che non vi mostreremo se non avrete commentato, condiviso e mi piaciato questo video. Nel giorno più splendente e nella notte più profonda, quindi sempre tutti i giorni. Esatto. Bene, e abbiamo Jon Stewart, la lanterna verde di colore della terra, che fa la sua comparsa per la prima volta in casa SciShow. Esatto, noi siamo veramente curiosi di vedere come esce questa statua, soprattutto perché è la seconda volta che la apriamo. Ma voi non sapete niente, se volete ve lo diciamo nei commenti, solo se commentate. Esatto, quindi ragazzi dateci dentro e facciamo noi le origini. Facciamo le origini, quindi vai Maga, spiega e io monto immagini a nastro. Jon Stewart è un personaggio dei fumetti della DC Comics creato dallo scrittore Dennis O'Neill e dal disegnatore Neil Adams nel 1971. È un supereroe membro della forza di polizia intergalattica conosciuta come il Corpo delle Lanterne Verdi e fu il primo afroamericano a farne parte. Il nostro Jon Stewart montato ed assemblato. Allora, presenza scenica voto 9, realizzazione tecnica possiamo già dirvelo 6, ma tirato. Esatto. Perché? Allora, l'incastro, quello perno qua sotto che dovrebbe incastrare i due costrutti, non si incastrerà mai in nessuna delle vostre statue, si incastrerà mai o quasi mai, perché è già la seconda volta, la prima è arrivata addirittura con la base rotta, ma è la seconda volta che l'incastro non va dentro perfetto. Quindi cosa vuol dire questo? Che l'hanno studiata male, questo bisogna dirlo. Qua sotto vedrete la foto. Esatto, ci sono appunto due incastri, uno sulla gamba sinistra di Jon e l'altro sul costrutto che va a congiungersi con quello sulla base. Si vede, almeno saranno 7 mm di gap. Ragazzi, è nascosto dalla roccia, se lo mettete in una certa maniera magari riuscite anche a non vederlo e a dimenticarvene. Sì, si però vede proprio lì nel gap. Però magari scenderà col tempo, non lo so, fatto sta che lì si vede, però diciamo che la posa del nostro Jon Stewart la maschera abbastanza bene. Perché hanno fatto quell'aggancio lì lo sa solo SciShow. Però è strano, perché di per sé la statua, corpo, costrutto eccetera, è molto figo, la base è molto bella, perché è questa roccia, cos'è, lunare tipo, sì, con tutto questo costrutto che cresce, e i pezzi sono veramente tre pezzi in croce, perché c'è lui, c'è l'effetto del costrutto nell'anello, la testa e lo sparo davanti dell'arma, basta! Così semplice a farla giusta. È semplice a farla giusta ed era anche semplice ispirarsi un pochino alla lanterna verde, al Jordan di Prime One, dove il costrutto era separato ed era fatto di non in resina diciamo dura, ma era molto più elastica, quindi anche l'incastro era agevolato dal fatto che si poteva sforzare quel pelo per far inserire appunto tutte gli incastri nelle proprie sedi. Qua diciamo che hanno voluto rendere un po' tutto resinoso, passatemi il termine, e con comunque i suoi pregi, ma ci sono anche alcuni difetti che andremo ad illustrarvi dopo. Analizzando la base, il costrutto mi piace tantissimo, molto regolare, molto ben delineato, il colore mi piace molto acceso che va a contrastare benissimo la roccia, con degli effetti molto carini anche di illuminazione, di punti luce, e devo dire la base mi strapiace. Potevano veramente fare la roccia piatta senza nessun tipo di effetto roccia, però in questo caso è una base che oltre a sorreggere molto bene Jon Stewart rende comunque bene vicino appunto a questo verde acceso molto mentina. Jon Stewart è realizzato bene, e questo che ci fa piacere, perché il protagonista principale è realizzato veramente bene muscolarmente, è un culturista, scarpe, avambraccio, petto, simbolo, bellissimo, bellissimo veramente, anche la posa è molto dinamica. Mannaggia a voi per quel cacchio di incastro, potevate far molto meglio, perché qua si nota un po' di gap, ma si nota molto nell'altra parte. Magari scenderà, magari
ruotando un po' il perno, soffiando, che ne so, magari prima o dopo si appoggerà. Hanno pensato al futuro, ma così di base ci fa incazzare, sai? Esatto, diciamo che i difetti maggiori che si trovano in questa statua riguardano il costrutto incastrato, sì, in John, perché abbiamo il pezzo che va a simulare il potere dell'anello, che è di una tonalità di verde diversa. Sì, è diverso, ma proprio lo vedrete nelle foto, è diverso, non capiamo perché. E non ci capiamo il verde del cannone, che senza probabilmente quella palla infuocata di, sì, costrutto di energia, sarebbe, cioè, insomma, avrebbe fatto comunque il suo sporco lavoro. Comunque è un verde diverso, ma ci sta in questo caso, perché appunto è un'energia che esce dal cannone, e anzi è probabilmente fatto meglio del costrutto del fucile, anche dove si vedono chiaramente i pezzi incastrati per crearlo. Dopo sapere qua come hanno fatto, ma secondo te le hanno provate prima di venderle? Io spererei anche di sì. Allora possiamo rivelarvi che nell'assemblaggio, quando abbiamo aperto il polistirolo, abbiamo notato che c'era un po' di polverina, come se avessero limato per provare a far entrare John Stewart. Infatti è entrato liscio come l'olio, sebbene non abbia combaciato perfettamente, però è entrato liscio. È entrato tutto il resto, riesci, proprio... Hanno usato, sì, troppo, forse sono 1000 esemplari, sì, boh, ma forse non lo so, perché è un peccato, anche perché il viso del nostro protagonista è eccezionale. I capelli, sono i classici capelli afroamericani, sì, quelli tipo molto fitti, magari averli molto fitti, e è realizzato bene, è ruvido, e anche l'espressione facciale con tutte le venette. Bello, 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 anche l'incarnato mi piace tantissimo, e anche l'effetto incarnato che passa dalla sua pelle scura al verde. Ma che cacchio mi fate quell'attacco lì? È una statua sprecata se questo attacco non scende. Noi non possiamo provare, perché ovviamente dobbiamo darla al legittimo proprietario, quindi non possiamo forzare. Però, mannaggia! Considerato poi che John Stewart è una signora lanterna verde, insieme ad Al Jordan, Guy Gardner, eccetera, 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 avrebbero potuto, sì, dedicarci una statua, forse osando di meno, ma con una finalizzazione degna del pezzo, insomma, perché comunque se prendiamo John Stewart come statua in questo momento è perfetta, cioè è veramente bellissima. Sì, anche il lavoro che hanno fatto studiando un po' il costrutto con gli stacchi di verde tra arma e energia sparata, anche se è sempre costrutto, ci sta, è tutto bello. Però, mannaggia, non incasinatevi con le basi. Porca... Oh, si può dire? No, però bippo. Ok, e non incasinatevi sulle basi, perché avete fatto veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda tutto il resto, anche la testa, tutto quanto. A noi piace, però è una statua che è sufficiente, ma non va oltre per questioni strutturali. È un po' quello che dicevano le maestre a mia mamma quando andava ai colloqui a scuola: è bravo, tanto bravo, ma potrebbe far di più. Oppure non si impegna. Bene ragazzi, se avete visto questo video fateci sapere la vostra, e commentate, e diteci anche qual è la vostra lanterna verde preferita, perché no, magari anche il corpo delle lanterne verdi, quale vi piace di più oltre al verde. E noi abbiamo finito, noi vi invitiamo ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube, qui con un colpo di costrutto, incastrato. Forza bene, però volontà. Esatto, potete attivare la nostra campanella, così facendo vi arriva la notifica sullo smartphone ogni volta che esce un nostro video. Hashtag Sono Virtuale, seguiteci ovunque, e mi raccomando, guardate, condividete, commentate, mi piacciate questo video. Ciao ragazzi! Ciao amici!